per ultima tappa ci riavviciniamo alla città di Firenze, tra colline di cipressi e residenze storiche. Fiesole fu un importante municipio romano e vanta anche il fatto di essere stata fondata prima di Firenze. Infatti furono proprio i fiesolani a costruire una nuova città sulle rive dell'Arno. È una delle località più esclusive della Toscana, che regala un'atmosfera di tranquillità unica. Si caratterizza per la sua ampia piazza, dove convergono le varie strade che portano ad eleganti ville e ad antiche fattorie. A pochi passi dalla piazza centrale si trova il museo che documenta la storia antica della città, dall'epoca degli Etruschi a quella dei Romani, collegato all'area archeologica dove sono visitabili gli scavi del teatro, delle terme e del tempio etrusco-romano. Al termine di una breve salita a piedi si riesce a godere di un panorama unico in tutto il mondo. Da questa collina, infatti, la vista su Firenze è indimenticabile. E ora andiamo a scoprire il prodotto che della Toscana rappresenta una riconosciuta eccellenza. Siamo a 400 metri sopra il livello del mare, sulle colline di Fiesole. Questo elemento qua, come caratterizza il vostro vino? Dando questa freschezza, una bevibilità, una buona bevibilità. Questa gradazione, siamo su 12-13 gradi, e questa buona acidità dà al prodotto molta eleganza. Non è solo il grado alcolico che dà ai grandi vini, ma proprio l'acidità di un vino. Avendo noi appunto una città più elevata rispetto alla pianura o a colline più basse, appunto siamo dei vini più equilibrati, con gran presenza di aromi, aromi di frutta, e poi una possibilità di invecchiamento maggiore. Da dove deriva il nome Montereggi? Dal latino Mons Regis, o Monte del Re. E qua a Fiesole ci fu una storica battaglia molto cruenta tra i Longobardi e l'Impero Romano. E c'è questa leggenda che narra, insomma, questo re perse la battaglia, si nascose nei colli qui sopra e nascose il suo tesoro, il suo bottino qui, insomma. Quindi da quel momento in poi fu soprannominato questa località Montereggi, appunto Monte del Re. Ora possiamo aggiungere il decimo prodotto alla box,